Cucù mes amis, bentrovate, bentrovati. Questo è un Get Ready With Me coralloso per ovviare all'insoddisfazione della nuova collezione di Kiko, la Bloomy. Avevo tantissime aspettative e invece sono rimasta delusa su più fronti. Sapete che io da sempre sostengo Kiko, però sinceramente una collezione autunnale con protagonista al mare, secondo me c'è qualcosa che non torna, si è persa forse una stagionalità, abbiamo perso tempo, sarebbe stata perfetta per la collezione estiva. Ho visto un espositore ricco, sempre delle solite referenze, ho apprezzato solo le stelline dedicate alla zona skincare, quindi alla parte dedicata alla detersione del viso. Riprenderò forse in saldo lo scrub che sembra ricordare quello lanciato anni fa nella edizione estiva della Ocean Feel. Per il resto un déjà vu, nulla di così entusiasmante, e quindi ho proprio sorvolato qualsiasi tipo di acquisto. Sicuramente apprezzabile l'impegno per un make-up sostenibile, per il rispetto dell'ambiente, per queste formule vegane, reinventate, revisitate. Però vi dico, sempre le solite cose, sempre i soliti prodotti, cambiano i pack, sì, sono riciclabili, però mi sembrano sempre le stesse cose. Quindi vi mostro le novità che ho acquistato io, anche non di Kiko, e realizziamo insieme questo make-up. Ci vediamo alla fine per i saluti finali. Correttore di Bourjois che devo terminare e che nel terminare apprezzo moltissimo. Si fonde benissimo con la pelle senza necessità di andare a sfumare con il pennellino, se lo avete tanto meglio, se avete la sponge ancora di più. È un bel correttore che volevo smaltire e sto amando tantissimo. La base viso skincare l'ho fatta, vado praticamente a mostrarvi gli ultimi prodotti interessanti che ho acquistato, perché della nuova collezione di Kiko, la Bloomy, non ho comprato niente, non mi è piaciuta perché è ripetitiva. Sapete che io amo e apprezzo Kiko, però sinceramente questa collezione io l'ho associata molto al mare e quindi all'estate. Non ci vedo nulla di autunnale, a differenza invece della Nouveau di Anastasia Beverly Hills, che secondo me è molto estiva perché mi ricorda tantissimo la Provenza, il verde, il viola, il corallo, l'arancio, gli arancioni sono tipici della campagna provenzale e mi ricorda tantissimo l'estate. Ho approfittato dei saldi di Kiko per acquistare, insoddisfatta della Bloomy, il classico ombretto in stick 8 ore no transfer nella colorazione 05, che è un bellissimo grigio viola molto molto bello, e questo è uno degli ombretti più noti di Kiko. L'ho preso proprio per portare in viaggio. Sono usciti poi dei matitoni, non so se siano edizione limitata, credo di sì. Li ho visti da Terry, che saluto su Instagram, vi lascio qui il suo riferimento. Sono Double Eye Shadow Chubby e ho preso la colorazione 02 e 04. Una tendente più al malva, la 02, vedete, matitone praticissimo, da una parte ombretto rosa e dall'altra questa punta di malva. Eccolo qua. No, mi sembrava opaco il rosino, invece forse ha un che di brillantino.
ma non è quello che indosserò oggi. Voglio andare oggi a provare lo 04, che ha da una parte questa colorazione, vedete? E dall'altra la matitona che può sempre servire per definire i tratti. Con la parte più chiara vado un attimo a stenderlo sulla palpebra mobile, poi lo vado a sfumare con il polpastrello, vediamo un attimo. Regala uniformità e un po' di luminosità. Questo arriva direttamente da New York, me lo ha portato il capitano. L'ho indossato la prima volta nel GRVM in cui vi racconto delle cave di marmo, ma per evitare che il video venisse troppo lungo, poi l'ho tagliato. Vado a creare un po' di ombreggiatura e mi piace tantissimo perché si fonde con la pelle, poi riprenderò questa colorazione per andare a creare un po' di tridimensionalità al viso e ve la volevo far vedere. Io arrivo tardi, ma comunque sono allineata con tutto ciò che è stato detto di questo bronzer, effettivamente stupendo. Vi mostro poi questo ombretto di Giorgio Armani, colorazione 02, ispirata da Miki Di Maio. L'ho acquistato a scatola chiusa, l'ho già provato, testato. Secondo me, per la mia tonalità di pelle, vira un po' troppo al dorato, ma non è per niente male, cioè molto setoso. Quando lo prelevate a questa, vedete, patina asciutta, luminosissima, non fa spessore. Un bagno di colore. È un super ombretto protagonista, fine, elegante, femminile, come tutti i prodotti di Giorgio Armani. Penso anche ai capi di abbigliamento, hanno quello stile inconfondibile. Vi dà una luce meravigliosa. Approfittando della maxi punta, io potrei andare un attimo a definire i tratti. Vado anche con questa matita della Pupa, la Multiplay, anche questa mi piace tantissimo, questa linea è un cajal, un ombretto, una matita, un 3 in 1, sono sempre presenti anche queste matite nella mia collezione. Matita occhi della Make Up Forever, bellissimo color caffè. Matita di Nabla, prima vado a riempire i buchetti con la matita. E abbasso leggermente le mie sopracciglia. Poi vado con lui, il prodottino di NYX. Essence, I Love Extreme. Questo bronzer è fenomenale, a parte che io sento una profumazione di monoi meravigliosa. È stupendo per l'estate perché regala proprio una profumazione meravigliosa
E poi dona all'incarnato questo effetto baciata dal sole. È un prodotto cremoso spettacolare. Altro prodottino in crema molto carino, questo blush di Elf. Ho buttato via la scatola e non mi ricordo più la colorazione, però ve la lascio qui in sovraimpressione. È un bellissimo colore per l'estate, meraviglioso. Anche questa texture è leggerissima. Vedete, si può stratificare, non macchia. Vi regala proprio un bellissimo e sano incarnato color estate. Concludo il look con lo 03 della Festival Glow Make Me Queen Lipstick. Ogni referenza della nuova collezione di Kiko non mi ha per nulla ispirata. Ed ecco qui realizzato un make-up coralloso. Vi volevo far vedere anche questo prodottino virale su Instagram. Io ho preso la colorazione numero 16. Appartiene a questa linea dei gloss di Kiko, ma queste sono veramente degne di nota. È un bellissimo gloss. Non a livello del Gloss Bomb di Fenty, che adoro, ma anche questo ha un suo perché. Colora le labbra, rimane per un po' di tempo, ovviamente se bevete acqua, mangiate una focaccina, insomma, impegnate le vostre labbra in qualcosa di alimentare, sicuramente. Questo sparisce, ma ha un bellissimo effetto glowy 3D sulle labbra. E per chi non ama tanto i rossetti, questo è sicuramente un prodotto valido. 3D Hydra Lip Gloss, colorazione 16. Un prodotto invece bellissimo che mi ha sorpreso, altro lucida labbra uscito nell'ultima edizione limitata di Essence, è questo lip gloss che vi colora le labbra di un rosa diverso, nel senso che ognuna di noi, in base al proprio pH, reagirà in modo differente all'applicazione di questo lip gloss, altrettanto lucente. Vedete? Molto molto carino. Inizialmente sembra trasparente, così glowy, con queste pagliuzze, con questi brillantini sospesi, e poi si trasforma proprio in un gloss rosa molto molto carino. Di questa linea poi ho preso anche il blush illuminante, bellissimo il pack. Questa conchiglia sembra appoggiata sulla sabbia. Vediamo un po' com'è. Non sento profumazioni particolari e devo dire che anche Essence si impegna. Si vede un che di rosa che si è uniformato al make-up. Sicuramente anche la parte dell'illuminante è presente. Ora non vorrei andare a pasticciare, però visto che ce l'ho sul polpastrello, vado ad utilizzarlo. Molto molto bella. L'altra referenza che mi ispirava tantissimo, perché si dice, voci di corridoio narrano della somiglianza di questo Face Glow Booster al prodotto di Nabla, che io non ho. Vediamo un attimo. Ha questa consistenza pearlescente che di fatto dovrebbe proprio nel collo, praticamente lo sto dando per vedere se effettivamente un qualcosa di glowy lo regala.
Intanto vi vorrei far vedere il gloss di Essence che ha cambiato colore, vedete? Da trasparente passato a questo rosa che non è per niente male ed è l'effetto che vi ritrovate poi sulle labbra. Allora, per ora non vedo nulla di luminoso, dovrei riutilizzarlo sul viso, ci riaggiorniamo, però sapete che apprezzo moltissimo le novità di Essence perché buttano sempre lì delle novità interessanti che nulla hanno a che invidiare a marchi più noti. Fatemi sapere voi che cosa avete acquistato della nuova Bloomy. Io vi mando tanti bacini, bacioni, baciotti e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!